È stato firmato oggi pomeriggio presso l'ospedale di Bordighera il contratto di concessione di beni mobili affidamento servizi ai privati per la gestione dell'ospedale di Bordighera. È arrivata una firma importante che prevede non tanto la privatizzazione quanto la collaborazione tra pubblico e privato nella gestione di un importante presidio per questo territorio che vedrà, proprio grazie al lavoro della società Gruppo Sansavini, già noto in Regione Liguria per gestire una struttura d'eccellenza di cardiochirurgia a Rapallo, la riapertura e la crescita di questo ospedale, che riavrà un pronto soccorso e avrà numerose specialità mediche che con l'epoca del Covid erano state chiuse. È un successo importante, il lavoro di questa ASL è stato un lavoro serio e tenace, così come il gruppo Sansavini, un contratto firmato molti mesi fa in cui tanti ormai non credevano più. Siamo arrivati alla firma, oggi di qua a 6 mesi questo ospedale vedrà riaprire tutti i suoi reparti e credo sia un presidio importantissimo in un territorio che di sanità ha bisogno e in cui la difficoltà a reperire risorse professionali spesso è molto difficile. È un ospedale che ha subito un percorso che molti piccoli presidi hanno subito in Italia, con l'assenza di medici, l'assenza di infermieri, e non è dovuta a mancanza di investimenti, è dovuta a assenza di professionalità e spesso alla rigidità del sistema pubblico nel reperimento delle risorse. Poi certo il Covid ha dato un colpo importante al sistema sanitario del paese, compreso evidentemente quello di Bordighera, che ha fornito un pezzo del suo personale, che ringraziamo, al presidio di Sanremo contro il Covid. Questo contratto e questo bando di gara era partito ben prima del Covid, a situazione cambiata qualcuno disperava di poterci arrivare in fondo, invece abbiamo lavorato con grande serietà, con grande tenacia, con la qualità dei nostri professionisti, da Lisa al nuovo assessore alla salute Grattarola, al nuovo manager di questa azienda Luca Stucchi, alla serietà di un gruppo Sansavini di particolare pregio e grande capacità che gestisce ospedali in tutta Europa, e siamo arrivati alla definizione oggi di questo contratto che credo sia davvero un momento bello per questo territorio. Se poi aggiungiamo che su questa provincia l'ospedale unico di Taggia, nuova casa della salute nella struttura Eiffel di Ventimiglia che abbiamo presentato poche settimane fa, credo che gli investimenti siano importanti, ma non ci culliamo sugli allori, siamo solo all'inizio di un percorso. E prima di tutto porterà quello che c'è bisogno, e quello che è l'ospedale, e che dovrà riprendere la sua posizione di ospedale importante per questa città. Chiaro che il nostro compito è quello di cercare medici e infermieri, di convincerli sulla bontà di un progetto che possa dare a loro soddisfazione professionale. Io credo che ospedali in buona sostanza non sono mai sufficienti, si tratta di valutare bene l'integrazione degli ospedali. Non si può pensare, come si diceva prima, anche ad un pronto soccorso a Bordighera che possa equivalere al pronto soccorso del San Martino, anche perché sarebbe veramente una sfortuna per i cittadini, in quanto il pronto soccorso, l'ospedale, deve dare sicurezza e deve dare specializzazione, e quindi per questo ci vogliono poi anche il giro degli ammalati, e ci vogliono i medici, ci vogliono gli specialisti, e quindi bisogna saper scegliere il programma giusto, la collocazione giusta dell'ospedale. Troveremo la soluzione anche nel budget unico che ci verrà affidato. E certamente non vogliamo che l'aspetto economico sia quello che fa mancare la qualità di ciò che faremo. Magari può darsi che facciamo qualcosa in meno, ma lo vogliamo fare qualificato, che dia garanzia ai cittadini. Per noi il malato è il signor malato. Questo io ho una posizione anche come cavaliere di Malta, mi fu riconosciuto non come cavaliere, chiedo scusa, grande ufficiale, e quello che mi hanno insegnato fin dall'inizio è stato: il malato si chiama signor ammalato. Turismo sanitario può essere possibile, specialmente in una città come questa, è vicino al mare, ma non solo, ma noi potremmo pensare di avere anche
dei pazienti stranieri. Consideriamo che al confine con la Francia, come è Bordighera, non ci sono ospedali, bisogna andare a Nizza, bisogna andare a Monte Carlo, e quindi potrebbe essere un ospedale attrattivo anche per gli stranieri. È stato un lavoro interessante insieme a questo gruppo Villa Maria, diciamo che il bello viene adesso, abbiamo un partner ufficiale con la firma del contratto con cui nei prossimi 6 mesi costruiremo la ripartenza dell'ospedale. Diciamo che ho voluto precisare il punto fondamentale, cioè in sanità dobbiamo soccorrere le persone nella rete dell'emergenza e portarle negli ospedali più appropriati. Questo non vuol dire che qui non potranno avere mai codici rossi, verranno nella rete dell'emergenza quei codici che sono in grado di essere curati qui, oppure se si autopresentano verranno curati qui o trasportati in altri ospedali se è necessario. Questo vuol dire avere una rete dell'emergenza efficace ed efficiente. Abbiamo deciso di anticipare i tempi di Ventimiglia e di aprire in questo luogo una casa di comunità, proprio sfruttando anche questa partnership col privato, in modo che possiamo avere un'integrazione migliore tra ospedale e territorio. La strategia sarà comune, noi faremo già settimana prossima un bando a tempo determinato per questo ospedale e le persone che si iscriveranno potranno poi essere assunte anche direttamente al gruppo privato, lo stesso farà il gruppo privato con i suoi canali di recruitment. È chiaro che il tentativo è nei prossimi 6 mesi di avere le persone necessarie per aprire tutti i reparti, compreso il PS. Oggi è una giornata importante perché davvero dopo un faticoso percorso, anche un po' aggravato dai rallentamenti che il Covid ha generato, si conclude questo con la firma con il gruppo Villa Maria, la cessione di questa, la gestione meglio di questo ospedale pubblico ai privati, che porterà entro 6 mesi tante specialità mediche e chirurgiche, e una volta che queste specialità mediche e chirurgiche saranno in qualche modo sistemate all'interno dell'ospedale e in parte rodate, ci sarà un pronto soccorso, cioè la trasformazione del punto di primo intervento in un vero pronto soccorso che entrerà, diciamo così, nella organizzazione generale dei pronto soccorso dell'ASL 1 insieme a Imperia e a Sanremo. E quindi il 118 territoriale deciderà, in base alle caratteristiche del malato, qual è la collocazione migliore, qual è l'ospedale migliore per quel paziente che in quel momento ha bisogno di cure. Alcuni malati verranno portati qui, altri a Sanremo, altri in Imperia, alcuni dovranno essere centralizzati verso l'hub regionale. Intendo sempre con questo tipo di concetto considerare la sanità ligure come una creatura davvero unica che trova delle risposte locali quando ci sono e sono sufficienti, oppure la necessità per le forme più complesse di essere centralizzate verso l'hub regionale che è il San Martino per gli adulti e il Gaslini per i bambini, anche attraverso il potenziamento che è stato fatto in questi tempi, in questi anni, dell'elisoccorso. Stiamo completando anche la parte di Levante che mancava all'appello, e quindi la regione da questo punto di vista mi pare ben protetta. Nella giornata di oggi avere un terzo polo nella zona dell'estremo ponente è davvero una grande conquista per i cittadini di quest'area. Beh, l'ospedale unico in realtà avrà la capacità di assorbire per dimensioni e funzione i 2 ospedali di Imperia e di Sanremo, e sarà dal punto di vista territoriale baricentrico rispetto ai 2, e questo che oggi in qualche modo inauguriamo attraverso questa firma rimarrà, e quindi ci sarà un doppio ospedale di cui quello nuovo di Taggia sarà la somma funzionale degli altri 2. Credo che Regione Liguria abbia mantenuto un impegno preso con questa parte del ponente ligure, con questi territori che vedono e vedevano nell'ospedale San Charles un riferimento. In questi anni si sono fatte tante parole, molte persone hanno strumentalizzato la vicenda del recupero dell'ospedale San Charles. Io credo che la Regione Liguria, il presidente Giovanni Tottis in primis, si sia mosso con grande serietà, senso di responsabilità e rispetto verso questo territorio. Tanti hanno spesso ingiustamente criticato la regione perché non si arrivava al dunque, ma era un lavoro certamente difficile. Credo anche che qualcuno al presidente dovrebbe chiedere scusa per gli attacchi gratuiti che ha dovuto subire in questi anni proprio sulla vicenda San Charles.
un giorno importante, un giorno significativo e che dimostra ancora una volta quanto Regione Liguria sia vicino alla provincia di Imperia, sia vicino all'estremo ponente. Oggi si raggiunge sostanzialmente un risultato che è quello della firma dei privati, è un risultato che è a seguito di un percorso anche difficile, durato ben 4 anni, anzi 5 con quest'anno, sicuramente è un traguardo, ma da qui è semplicemente un inizio perché il nostro compito, il nostro ruolo sarà quello di monitorare che la sanità del ponente abbia i giusti servizi, che i cittadini siano contenti di ciò che ricevono dalla sanità e in qualche modo che sia tutelata la loro salute. Per questo è il benessere principale che i cittadini si aspettano e che i cittadini si meritano e debbano avere come loro diritto fondamentale. Quindi ci auguriamo che i privati portino i servizi dovuti, che facciano ciò che è previsto da contratto, ma non solo, che arricchiscano questo tipo di sanità nel ponente. Quindi staremo semplicemente a vedere, sarà il nostro ruolo controllare, non abbasseremo la guardia, perché penso che non sia una firma a fare la sanità del ponente ligure, ma in realtà sono poi servizi che risponderanno alle esigenze territoriali. La firma di questo contratto l'aspettavamo da tempo, dall'inizio praticamente di questa legislatura, poi dopo è intervenuto il momento del Covid e quindi ovviamente tutte le tempistiche si sono procrastinate. Per me è un buon momento questo, per la Regione Liguria sicuramente può essere fiera del risultato che ha raggiunto. Nei prossimi 6 mesi vedremo un affiancamento di ASL1 insieme al convenzionato privato per quanto riguarda tutte le prestazioni che comunque dovranno poi essere portate in questa struttura. Finalmente anche l'estremo ponente ligure potrà avere i servizi sanitari che merita, perché ovviamente essendo la parte sempre un po' più verso la Francia è quella che viene spesso non dimenticata, ma sono le ali della nostra regione, quindi è sempre più difficile raggiungerla anche dal punto di vista della carenza dei medici e delle professioni sanitarie, che in questo momento è un tema che accomuna un po' tutte le regioni, in particolare la nostra. Quindi è un momento di soddisfazione e un momento di inizio di un percorso, però. Quindi sicuramente io stessa, che faccio parte della Commissione Sanità, mi recherò spesso presso questa struttura per verificare che quanto previsto contrattualmente venga mantenuto. E rappresenta sia la fine ma anche l'inizio di un percorso che sicuramente è volto alla tutela della salute e al miglioramento dei servizi per i cittadini. Quindi si apre una nuova fase che per noi sarà il controllo e il monitoraggio di quello che inizierà appunto con la firma di oggi. Questo è un ringraziamento che dobbiamo senza ombra di dubbio al Presidente Toti, alla Regione, al Dottor Stucchi, a tutti coloro che hanno collaborato in questo difficile percorso. Nulla era scontato, soprattutto poi dopo le difficoltà dettate dalla pandemia. Finalmente Bordighera riavrà il suo ospedale, un pronto soccorso con tutti i reparti annessi e con tante altre opportunità per sviluppare un turismo sanitario.